Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, scusate per la voce, ma sono un pochino raffreddata. Allora, intanto colgo l'occasione per farvi tantissimi auguri di Buon Natale. Vi ringrazio tantissimo per le iscrizioni che state facendo anche su YouTube, anche se siamo ancora molto pochi, siamo arrivati a 30, ma per me è veramente un grandissimo traguardo e io vi ringrazio veramente di cuore perché io ci sto credendo in questa nuova avventura. E detto questo, vi voglio anche dire che potete tranquillamente anche seguirmi su la cucina di Mary su Facebook e anche su Instagram, tanto trovate sempre la stessa foto che vedete qui su YouTube. Mi raccomando, condividete e cerchiamo di arrivare sempre più in alto, l'obiettivo insomma. Allora, come potete notare, oggi facciamo una ricettina di Natale. Voglio fare il pandoro a stella con la crema di mascarpone. Allora, gli ingredienti sono facili. Tutto ciò che vi occorre sono mezzo chilo di mascarpone, 3 uova. Cosa molto importante, se le tenete in frigo, tiratele fuori un'ora prima perché devono essere a temperatura ambiente. Poi, un fantastico pandoro non fatto da me, e marsala, liquore per aggiungerci dopo, quando faremo la crema. E poi andremo a mettere 7 cucchiai di zucchero semolato. Allora, il procedimento è molto semplice, ovviamente dobbiamo montare a neve gli albumi, poi fare lo zucchero con le uova e poi dopo andiamo ad amalgamare il mascarpone e per ultimo aggiungiamo questo. E poi facciamo il tutorial per l'albero di pandoro. Questo anche pure sarà molto semplice perché dovremmo cominciare a tagliarlo più o meno così, di circa la grandezza, e una volta poi tagliate tutte le parti le andremo a sovrapporre in modo da formare questo nostro albero. E niente, ci vediamo dopo per il procedimento.